sanitario che devono essere salvaguardati, perché noi abbiamo una storia a Castelfranco ma anche nel Veneto. Proprio di sì, è ovvero che la dimensione sia quella di salvare questi istituti e il loro salvataggio passa ovviamente attraverso una buona offerta formativa che non può prescindere dalla presenza dei convitti. E ovviamente a livello centrale si fa di tutto per distruggere l'offerta formativa, basterebbe guardare cosa sta accadendo un po' in tutte le realtà. E se fossimo autonomi questo non accadrebbe. Il convitto che era stato istituito da Domenico Stato per aiutare quei ragazzi che avevano bisogno di rimanere nella scuola durante il loro periodo, sembra che venga chiuso. Secondo lei un convitto deve esistere come quello che c'è qui a Polegnano, che ora è un po' la storia della sanità, nel senso che non è che dobbiamo noi chiudere, devono chiudere gli altri che sprecano, questa è la verità. Il problema è che chi spreca deve chiudere, ma non i nostri convitti, quello della scuola enologica, quello dell'istituto professionale Domenico Sartor di Castelfranco, questi no, quello del Maffioli ad esempio. Cioè la volontà di dire che comunque i convitti fanno parte integrante della scuola, quindi servono sempre da parte degli studenti, dei genitori e della famiglia. Grazie, vi aspetto allora, grazie.